stato una sorta di enfant prodigio al Benfica, quindi da giovanissimo si è esploso. E poi la piena titolarità ce l'hai avuta a 24 anni. In questo lasso di tempo, pensi di essere cambiato, sei maturato? E in questo lasso di tempo, in questo percorso, quanto è stato, se ci sono stati momenti molto duri? Prima io penso che tutti hanno il tempo suo. Io ho iniziato molto presto, forse se lo vedo dopo, forse era troppo presto, che adesso mi sento molto molto più maturato, molto più vecchio. Non posso dire che quel tempo di 6-7 anni mi ha fatto bene, però neanche mi ha fatto male di crescere sull'aspetto mentale. Io penso che portiere è un ruolo diverso, molto diverso di quello di un calciatore di campo. Io penso che un portiere deve essere pronto mentalmente, più che fisicamente per prendere il ruolo di titolare di una grande squadra, di un grande club. Non posso dire che a 18 anni non ero pronto, però mi sento molto molto più pronto adesso, l'anno scorso. Che 7 anni fa, dopo non è che durante 7 anni sono stato fermo e ho aspettato Chiaro. quasi il momento mio. Ho fatto tanto lavoro, ho iniziato pure a lavorare mentalmente con un mental coach che mi ha aiutato tanto. Sono stato sempre gente vicina di me che mi hanno supportato, che erano sempre positivi, che mi dicevano sempre che il mio momento arriverà. Così è stato. Il momento è arrivato, io ero preparato e l'ho sfruttato, sì. E senti, mi collego a questa cosa, ovviamente c'è stato del tempo per maturare, per migliorarsi, eccetera, ma è anche molto difficile, immagino, fare il secondo, cioè Sì, quanto è io non ero difficile? solo il secondo, ero anche terzo. Esatto. Ero un mese primo, secondo, tutto l'anno, dopo ho fatto il secondo, dopo ho fatto il terzo, secondo, quindi dentro la testa mia a volte era difficile di accettare quello, di accettare quel ruolo perché io pensavo sempre che potevo fare di più. Che potevo dare di più alla squadra dove stavo. Dopo i mister o i mister di portiere lo vedono in una posizione diversa. Io che facevo, lavoravo, non mi firmavo mai. Che a volte non avevo che avevo un giorno che non volevo fare niente, chiaro, non è sempre facile di motivarsi per fare il secondo e il terzo, però io sapevo da sempre che dicevo pure a tutti che il mio momento stava per arrivare, e che stavo lavorando tutta vita mia per quel momento. Alla fine io prima pensavo che il momento poteva arrivare prima, sì, però c'erano pure tanti momenti che pensavo che quello è il momento giusto e dopo succedeva Successo qualcosa. qualcosa per cui non è stato il È momento. quello. Quindi alla fine io penso che doveva essere così. Sono molto 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 felice e fiero Chiaro, chiaro. di
poter aiutare la squadra e di poter essere chiamato titolare di una squadra grande, che era sempre il mio sogno, non solo il sogno, pure l'obiettivo. Adesso c'è solo da crescere. Senti, tra le tante persone che ti sono state vicino, sicuramente c'è tuo padre che Sì, ha io avuto. non ho un entourage, si dice in Sì. italiano, non ho un entourage molto, molto grande. C'è qualche amico, due, tre amici, mia famiglia fidanzata e basta, mio agente che è il mio procuratore, che è il mio padrino pure. Però non ho tanta Però ti gente volevo chiedere intorno. proprio su tuo padre, ovviamente è stata una figura fondamentale per la tua crescita, a parte la tua crescita personale, dico proprio come portiere, avendo fatto lo stesso ruolo, No, immagino che ti volevo chiedere proprio, ma anche adesso, alla fine della partita, che ne so, vi sentite, chiaro, tutte le partite, ma lui ti dice, avresti dovuto fare così, volevo, oppure. sì, ma volevo pure dirti che a volte. E come dice lui, che a volte è stato più duro per lui vedere tutte queste situazioni di secondo, di terzo, che per me. Io non posso credergli 100% che era più duro per lui, però come lui conosce molto bene il ruolo di portiere, pure per lui è stato molto, molto difficile di aspettare tanto tempo per vedermi titolare di una squadra grande, quindi devo ringraziare lui per la pazienza pure, Ma perché non è anche stato adesso facile. si mette là e analizza la partita e ti Sì, dice. chiaro, chiaro, Esatto. però più i gol, soffro qualche gol, prendo qualche gol che non è piaciuto a lui, mi dice sempre, mi dà la sua opinione. Vabbè, ci sta, ci Chiaro. sta. Senti, la domanda ovvia che ti devo fare è cosa ti ha lasciato Mourinho e cosa intravedi e cosa hai visto in questi primi mesi di De Rossi e in particolare quali sono poi le differenze per un portiere, cioè qual è la differenza nella preparazione della partita con un allenatore che magari chiede di avere la difesa più alta e uno invece il blocco più basso. Quindi stiamo parlando delle aspetti tattiche, anche, quindi che vuol dire anche? anche. No, io Cioè, se devo. c'è un qualcosa di diverso, perché ovviamente per gli altri 10 è diverso, però la Tanto curiosità, diverso per il portiere tanto pure, diverso. sì, perché come vedono tutti, gli ultimi mesi con Mister De Rossi abbiamo giocato un calcio diverso. Un calcio con costruzione del basso, dove il portiere partecipa tanto, tantissimo. Io penso che a volte sono io il giocatore che tocca le più palle della squadra durante una partita, quindi è diverso, si vede, è ovvio che è diverso. A me mi piace tanto perché sono stato sempre nelle squadre che giocavano del basso, come Anderlecht, tutti i giovanili. Dopo sono andato a Benfica, che è la squadra più forte in Portogallo pure, e si aspetta sempre di giocare dal basso e di giocare un bel calcio. E adesso a me mi piace tantissimo le richieste del Mister De Rossi per giocare dal basso, stiamo lavorando tutti i giorni stiamo lavorando sui dettagli, come ho detto, a me mi piace tanto questo stile. Ok, e anche questa te la devo fare sul rinnovo, se ci sono novità, No, guarda, io sono, come ho detto, io sono contentissimo, non vi posso spiegare. Come ho detto, era sempre un sogno e un obiettivo per essere titolare e giocare tante partite in una squadra come nella Roma, come la Roma. Il rinnovo,
non abbiamo iniziato tanto a parlare, però per me non ci sono problemi. Io sono grato a Roma, grato si dice, Sì. grato alla Roma e al mister per darmi fiducia totale, e questo è il più importante per un portiere. I Fritkin in questa sessione di mercato hanno fatto degli investimenti importanti. Se dovessi scommettere su un compagno di squadra che sorprenderà nella stagione che sta No, per arrivare. io penso che hanno fatto un lavoro bravissimo, che hanno fatto delle Investimenti. investimenti importanti, per fare crescere la squadra. Abbiamo un mix di giovani, di esperti, un po' più vecchi, dei giocatori esperti. Sono tutti forti, Dimmene si è uno. visto subito, Uno. però per me Sule diventerà forte, Pensavo che dicessi Ryan. forte. Ah No, no, ma scherzo, è è un una portiere battuta, esperto, è un portiere è veramente una un battuta. giocatore un po' più vecchio, però per me Sule può ancora tanto crescere, e si vede che c'è qualcosa che quando tocca la palla può succedere qualcosa. Io ogni volta che tocco la palla, pure in allenamento, ho il sentimento succederà qualcosa. Sì, ce l'abbiamo in tanti questa sensazione. E, a fine stagione ti riterresti soddisfatto se? Se siamo nella Champions 2025-26, io penso che per una squadra, per un club come Roma, deve essere obiettivo di essere ogni anno in Champions. Non voglio mettere pressione su di noi, però una squadra, un club con 70.000 tifosi ogni 2 settimane dentro lo stadio deve avere un obiettivo più grande. Io penso che abbiamo la qualità, abbiamo le idee del mister. Io penso che possiamo arrivare lontani. Pensavo pure l'anno scorso che potevamo finire dentro la zona Champions. Non è successo per qualche motivo sportivo. Dopo io penso che quest'anno può essere l'anno di tornare in Champions. Troppo breve, 13 minuti, quindi dobbiamo Va continuare. benissimo. No, l'ultima, dai. Sei scaramantico, hai qualche rito? Rito. Ritual. Sì, No, ritual, ritual. scaramantic Before the ritual. game. Before the Oh, game. You enter, touch Dante. something, No, wood. tanti, Same tanti. shorts. Dai, abbiamo un bel po' di minuti, dai. No, ma io penso che devi fare un'altra domanda, perché non lo direi mai. Ah, ok. Il rito Non è posso. anche tenere segreta la cosa. È quello. Uno solo, uno solo, uno che si può dire, che vedono anche gli altri. No, faccio sempre la croce, quello perché credo, si dice, Sì. believer. Ok. Puoi fare un'altra, perché questo No, non posso vabbè, parlare troppo, già ne direi. abbiamo parlato, però. Insomma, non è sfuggito a tanti tifosi, a tanti, che prima del raduno, del ritiro, hai postato sui social tanti tuoi allenamenti e sempre con il materiale tecnico della Roma, sempre con la maglia della Roma, e da quello che hai detto fino adesso, per te risulta proprio essere una gioia, una No, per soddisfazione me, no, grande io il. sono fiero di essere qua. Sono stato fiero 2 anni fa quando sono arrivato qua, però ovviamente che adesso sono ancora più fiero perché giochi tante partite, lo vivi da dentro, la gente, il stadio, il supporto. Di essere parte, di fare parte di una come si dice, istituzione così grande,
non è per tutti. Io ho tanti amici che giocano a calcio, Serie A Belgio, Serie B Belgio. Noi tutti abbiamo avuto lo stesso sogno e lo stesso obiettivo di arrivare in una squadra il più grande possibile. Io sono uno di quelli che ce l'ha fatta e che sono stato fortunato e che sono fortunato adesso di poter giocare in una squadra come la Roma. Chi non vuole giocare in una squadra come la Roma, io penso che non esiste nessuno. C'è una preparazione particolare, ovviamente sì, però ti chiedo, quando affronti nelle coppe europee andata e ritorno, quindi con la possibilità di andare ai rigori, c'è una preparazione particolare rispetto al campionato che non. No, si guardano sempre i rigori, pure nell'andata si guardano i rigori perché può succedere dentro di una partita, però per il ritorno ora Feyenoord, Brighton a Milano, per le quattro partite che avevamo fatto andata e ritorno, la seconda partita abbiamo sempre parlato di più con l'allenatore di portiere Simone. Lui mi chiedeva sempre di guardarlo a casa prima di venire a Trigoria e di scrivere il lato preferito di qualsiasi giocatore, e dopo lui faceva lo stesso, e dopo parlavamo 2-3-4 ore prima della partita, facevamo un video con tutti i portieri, e dopo discutiamo destra o sinistra, in mezzo. È quello. E dopo contro Feyenoord abbiamo fatto quello, io ho seguito le istruzioni, 3 del 4 erano giuste, due parate e uno ha cambiato. Ha cambiato Ha proprio cambiato, rispetto. sì, ha cambiato. Perché ho visto la partita di PSV Feyenoord, non so come si chiama il giocatore, quello che ha tirato il primo rigore, Io non me lo ricordo assolutamente. penso che è giapponese. Ah, sì. Non me lo ricordo il nome. Era entrato Non, dalla panchina l'andata. sì, non mi ricordo. Non l'iraniano, No, 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 non quello, non quello, perché questo ha segnato il sì, primo sì, sì, rigore. sì, 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 sì. Io ho guardato il match, Til? no, not Till, Boz, allora, no, Gertruida, Wede, Anko Ivanovski, Ueda, Ueda, Ueda. Ueda, Ueda, sì. Io ho guardato la partita PSV Feyenoord e ha tirato quello che avevamo detto noi prima della partita, quindi ha cambiato un'altra volta. Non so se hai visto il nuovo video sul possibile progetto Dello dello stadio, stadio, sì. se ti è piaciuta come idea. Se ti Madonna. piacerebbe giocarci Come dentro, no? vorrebbe dire che Come no? rinnoverai appunto a Come no? lungo. Io spero di poter giocare in quel stadio perché sarà una cosa fantastica, bellissima. L'Olimpico è L'Olimpico è bello, l'Olimpico. però lì sarebbe meglio perché tifo più Non lo attaccato. so, tifo più attaccato, io penso con questi tifosi sarà una locura. Grazie.